Allora, alla fine di questo premio Siris d'argento, la Proloco di Valsinni è stata presente ad avviare un gemellaggio con questa associazione di Episcopia, che poi non è solo di Episcopia, ed ha un comune denominatore, il Sinni. È così, Presidente? Sì. Mi perdoni, non userei il termine gemellaggio, è un termine che non mi piace, perché mi sa molto di forma e di etichette, mentre io credo che dobbiamo cominciare a guardare alla sostanza delle cose. Sicuramente siamo estremamente disponibili ad un rapporto di collaborazione che sia operativo, cioè che individui in ciò che ci accomuna, che effettivamente il Sinni, la sua storia e il suo percorso, dei programmi concreti che innanzitutto incidano sulla crescita culturale ma anche sullo sviluppo delle nostre terre e che poi ci permettano di proporci all'esterno con un'immagine forte. Ecco, Presidente, il parco letterario dedicato a Isabella Morra, purtroppo questa sera non c'è stato il tempo per approfondire il lavoro costante, quotidiano che voi fate a Valsinni, ma volendo evidenziare i punti qualificanti, lei ha parlato ad esempio anche di una tematica proprio legata al Sinni, vero, all'interno delle vostre attività? Certo. Colgo l'occasione per precisare un concetto che spesso sfugge, cioè il parco letterario fa riferimento alla figura e all'opera di una poetessa, ma va oltre. La letteratura è usata come chiave di lettura del territorio, come originale chiave di lettura e quindi mi piace dire come marchio di garanzia dell'autenticità di ciò che si propone e che è un prodotto turistico-culturale che vive delle storie, delle risorse naturalistiche, delle risorse archeologiche di tutto il territorio. E in particolare Isabella Morra è stata presa come chiave di lettura di un territorio che va oltre Valsinni ma che guarda la Valle del Sinni. In una delle prime iniziative prese dal Parco Letterario, che era una ricerca storica che riguardava la Valle del Sinni ai tempi di Isabella Morra, proprio in quest'ottica che guarda oltre Valsinni e tende a riunire sotto in un unico prodotto, in un'unica proposta tutta la valle. Presidente, 20 anni di attività, oggi la vostra istituzione è nota, è famosa, mi viene da dire, lavora a pieno regime, ma 20 anni fa com'era la situazione? Beh, chi sta dentro alle cose non si accorge in genere dell'evoluzione che si va compiendo, però ovviamente volgendo uno sguardo indietro le cose erano molto diverse, soprattutto ci si scontrava con l'indifferenza se non con la diffidenza della comunità. Come qualcuno ha sottolineato stasera, forse il vero problema delle nostre terre è il fatto che non si creda nella cultura come veicolo di sviluppo e anche come possibilità occupazionale. Da noi ci si comincia a credere, ancora non siamo purtroppo a pieno regime, però abbiamo giovani che hanno scelto di restare a Valsinni per recuperare, come dicevo, l'orgoglio di appartenenza al luogo e per fare della cultura delle nostre terre un'occasione di lavoro. Presidente, stiamo parlando molto del Sinni, possiamo parlare di un Sinni settentrionale, di un Sinni meridionale, nel senso che pur essendo un fiume che lega tutto questo territorio si avverte una certa, anche una, non una diversità ma sicuramente una non unità tra magari i paesi che sono da Senise a salire rispetto ai paesi che sono, ecco, da Valsinni magari verso Tursi, verso Policoro. Beh, forse la sorprenderò con un paradosso: riusciamo più a trovare unità di intenti e collaborazioni con paesi un po' più distanti, lungo una linea che comunque è breve, che non con i paesi più limitrofi, dove spesso, ma questo forse è un rimprovero che possiamo fare anche a noi, prevale un eccessivo campanilismo. Cioè, se noi non superiamo una logica che è quella del campanilismo ad ogni costo e del fatto che dovunque ci siano delle potenzialità, il che è vero ma non è sufficiente, e non cominciamo a guardare ai prodotti e quindi a individuare anche, diciamo, dei capofila
che possano poi veicolare e trainare un percorso comune, purtroppo non andremo molto avanti. È più facile superare queste logiche quando si ha una certa distanza e quindi il campanilismo viene messo un po' da parte e si guarda più in là. Presidente, un'ultima domanda. Dietro di noi c'è una gigantografia di episcopia. Episcopia, proprio anche da un punto di vista visivo, è molto simile a Valsigni, è così? Certo. Sembrano due paesi gemelli. Non ho avuto tempo di dirlo prima. Lungo la Valle del Sinni, due paesi che più si assomigliano, che direi sono quasi identici, sono proprio Valsigni ed Episcopia, con queste rocche poste a guardia della gola del Sinni, proprio sulla gola, a stretto contatto con il fiume. Quindi ecco, anche dal punto di vista paesaggistico, oltre che culturale, una comunanza c'è e veramente ci sono tutti gli ingredienti per proporre qualcosa insieme. Presidente, una domanda nei tempi supplementari, 2012, cosa bolle in pentola, brevissimamente? Niente di nuovo, pur con delle novità. Siamo convinti di una cosa e l'esperienza ce lo ha dimostrato. Inseguire le novità a tutti i costi non paga. Noi vogliamo consolidare un'offerta e una proposta che sta avendo successo, che richiama gente, che richiama di anno in anno anche le stesse persone che portano amici. Abbiamo famiglie settentrionali che soggiornano sulle strutture ricettive della costa, che tornano ormai da anni. Ovviamente in questo cliché consolidato inseriamo delle novità. Si sta lavorando a una nuova proposta teatrale su Isabella Morra, che guardi un po' alla figura del pedagogo come protagonista e che poi venga recitata e rappresentata nei luoghi in cui la vicenda si svolse, perché questa è l'essenza del parco letterario. Ecco perché è una proposta unica ed autentica, perché quelle stesse suggestioni non si possono avere se la stessa vicenda viene rappresentata altrove. Grazie.